Santo Padre mi ha detto di comunicare io la sua decisione e quindi l'ho fatto in un contesto poi molto bello che è quello della Santa Messa dopo aver celebrato insieme. L'annuncio dato dal predecessore, le felicitazioni e gli abbracci da prima in sacrestia per accompagnare poi l'intera giornata. La nomina del Cardinale Bassetti alla presidenza della CEI mette d'accordo tutti. Eravamo rettori insieme, lui a Firenze e io a Napoli, c'è una comunione profonda, quindi sono convinto che porterà avanti il lavoro della conferenza con l'aiuto di tutti gli organismi della CEI in un modo che sarà certamente molto fruttuoso. Personalmente è un fratello, un amico, quindi sono contento. Mi ha sempre dato l'impressione di essere un uomo, come dire, appunto un vero pastore innamorato di Gesù, di Cristo, e desideroso di vivere in maniera molto appassionata e semplice il servizio. L'avevo incontrato così tanti anni fa quando era visitatore dei seminari, so che lui ha avuto anche questa bellissima esperienza di incontro, di conoscenza di tante diocesi. Credo che farà benissimo. La scelta del Papa corrisponde alla scelta dei vescovi, che è stato il primo e il più votato. Bassetti ha ottenuto la fiducia dei vescovi giovani e di quelli più anziani. Monsignor Catella, coetaneo e amico di lunga data, ne dà un giudizio viziato dall'affetto. Saprà aiutarci a far tesoro delle sue esperienze, a confrontarci con lui, perché è uomo che non impone, che propone, con cui si dialoga con molta facilità, con quella capacità di ironia toscana che non guasta mai. Davvero molto molto contento. Contento anche chi era finito con lui nella lista sottoposta al Papa. Lui, con quel cuore che ha il Cardinal Bassetti, con quella disponibilità ma anche con quell'amabilità che dimostra, credo che ci aiuterà tutti a continuare il cammino, anche con passo spedito. E per Bassetti il suggerimento del predecessore. Che ognuno sia se stesso, ecco, quindi sapendo di non essere mai solo, ma sempre dentro un contesto di cammino, di comunione dei confratelli, insieme guardando al Papa. L'unico che sembra preoccupato è il vescovo ausiliare di Perugia, che dovrà lavorare di più. Porterà un po' di Perugia anche alla CEI.